Eagles Aprilia per tornare grande dopo il pareggio in casa dell'Oratorio, il Flora 92 per confermarsi outsider di lusso di questo girone. Ne viene fuori una partita bellissima giocata a viso aperto dalle due squadre, 8-6 per l'Eagles Aprilia, ma seguite la sintesi perché se ne vedranno davvero delle belle senza sosta. Si inizia subito al sesto, i numeri di Mattia Dalla Zanna in mezzo a due, destro sotto l'incrocio, Margari non scampo, il Flora parte forte ma c'è subito l'errore, Margari lancio lungo, va lente di testa, anticipa un Sabatino uscito avventurosamente dai pali, il pareggio firmato da Valente. Siamo all'11esimo, adesso il 14esimo, manuale del calcio a 5, Pintile per Friuli sul secondo palo, Cristian Trobbiani è freddissimo nel battere Sabatino, 2-1, siamo al 16esimo adesso, Pintile, un altro errore difensivo del Flora, 3-1 dell'Aprilia, ma la reazione del Borgo Flora, Dalla Zanna, lo vediamo adesso, il capitano Nicolò Dalla Zanna riceve, spalla alla porta, prova a girarsi di sinistro, forse deviato, Margari viene beffato, 3-2, poi al 23esimo il pareggio, si andrà a riposo così con Portas, il colpo di punta di Mattia Dalla Zanna che precede come detto il gol di Portas. Portas, vediamo, fa tutto solo in mezzo a tre uomini, trova il varco giusto di punta, di precisione, Portas si va a riposo così, ma la partenza dell'Aprilia nel secondo tempo è incredibile. Si inizia con Boe, colpo di punta che non lascia scampo a Sabatino, sono passati pochi secondi, cambia la partita in un amen, il sinistro angolato di Friuli più due, colpo del 5-3, siamo al secondo e subito dopo c'è un'altra azione fondamentale dell'Eagles Aprilia con il palo esterno colpito, l'Aprilia è incontenibile, Trobbiani palo, Valente raccoglie, traversa, merita il triplo vantaggio l'Aprilia e arriva puntuale Valente, un falco nel sfruttare una palla persa dalla difesa del Flora, Valente vola verso la porta, poi Trobbiani realizza il calcio di rigore preso da Valente, non c'è davvero pausa, prova la reazione e la trova così il Flora con forte, 19esimo, ma ancora il bello deve venire, Pintile firma almeno uno, il gol di Mantini sfrutta una Aprilia che forse si specchia troppo e arriva puntuale il pareggio, però preceduto prima dalla traversa colpita da Vergara, c'è una punizione anche da segnalare di Mantini, ma il gol è nell'aria, arriva il pareggio, incredibile perché siamo al 30esimo con il portiere di movimento Sabatino, lancia sulla sinistra per Mantini che al 30esimo firma il 6-6, ma c'è Friuli, è proprio lui, il suo sinistro, ancora lui, deviato forse e la partita sta finendo, un minuto di recupero e viene punito il Flora oltre i propri demeriti, il gol che firma l'8-6 finale di Friuli.